Ciao ragazze, oggi vorrei farvi vedere tutti i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo e dirvi un po' come mi sono trovata, se mi sono piaciuti o se non mi sono piaciuti. Il primo prodotto che ho finito è questa crema corpo di Victoria's Secret ed è meravigliosa. Mi dispiace tantissimo averla finita, infatti soprattutto nell'ultimo periodo la utilizzavo poco, la centellinavo perché non volevo finirla perché è assolutamente fantastica. Mi piace il profumo, mi piace come lascia la pelle morbida, idratata, setosa. Me l'ho ricomprata semplicemente perché non vendono Victoria's Secret qua in Italia. O meglio, la vendono all'aeroporto, ma sapete, non è che mi capiti tutti i giorni di andare all'aeroporto. Quindi, sicuramente se mi capiterà di andare all'estero quest'estate o prossimamente ricomprerò questo prodotto perché mi è piaciuto molto. Al momento, invece, no. Comunque, questo qua, se vi capita, se capitate da Victoria's Secret, provate ad annusare questa linea perché oltre alla crema c'è anche il profumo corpo e penso il doccia schiuma. E a me il mango piace tantissimo, se anche a voi piace il mango, date un'occhiata a questa linea. Il secondo prodotto che ho finito è questo correttore di macchie e veramente mi è durato tantissimo, pensavo di non finirlo più. È un prodotto che davvero utilizzate per, non lo so, non finisce mai, sembra così piccolino, è in questo tubetto piccolissimo, in realtà dura tantissimo e non finisce mai, il che non è un male visto il prezzo dei correttori di MAC. Uno dei miei correttori preferiti lo utilizzavo soprattutto per coprire le macchie o i brufoli sulla pelle perché è un colore perfetto per me, per il mio incarnato e quindi sì, mi ci sono trovata molto 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 bene. Sicuramente io consiglio i correttori di MAC, questo è uno dei più coprenti in assoluto, avevo fatto un video, mi sembra parecchio tempo fa, in cui confrontavo alcuni correttori di MAC e questo era risultato essere il più coprente in assoluto, quindi sicuramente ricomprerò questo prodotto perché mi è piaciuto moltissimo. Dopodiché ho finito il levasmalto di Bottega Verde e sono dispiaciutissima di aver finito questo prodotto perché è buonissimo. E direte, ma come uno non vale l'altro? Sì, in generale uno vale l'altro, io mi trovo bene praticamente con tutto. I levasmalti perché tutti tolgono lo smalto allo stesso modo, però questo ha un profumo di miele pazzesco e ha questo profumo di miele che dura a lungo, quindi ogni volta che togliete lo smalto vi rimane questo profumo di miele sulle mani per tantissimo, anche se lavate le mani vi rimane il profumo di miele ed è una cosa che a me piaceva molto, quindi mi piaceva togliere lo smalto. Di solito non mi piace togliere lo smalto, invece con questo prodotto ho iniziato ad amare l'idea di togliere lo smalto, non vedevo l'ora che lo smalto si sbeccasse per poterlo togliere e far sì che le mie mani profumassero di miele. Un altro prodotto che ho finito che mi è piaciuto abbastanza è questo campioncino, questo mini formato di una crema di Caudalie e questo l'avevo trovato in una delle, come si chiamano? Oddio, non mi viene il nome. Quelle scatole in cui c'erano vari prodotti che ti arrivano a casa tutti i mesi per un tot. Non Beauty Box. Non mi viene il nome, comunque quelle. E mi era stata mandata la prima di tutta questa serie di confezioncine. Volevano mandarmi anche la seconda e alla fine gli ho detto di sì e quando mi hanno chiesto se volessi la terza gli ho detto di no perché sinceramente l'idea era molto carina però tutte le volte c'erano sempre i prodotti che non mi piacevano, che non mi interessavano e quindi sinceramente non è un servizio che mi è piaciuto. Quindi sì, se fosse come quella che fa Michelle Phan in America dove tutti i mesi vedi prodotti bellissimi, sicuramente farei anche l'abbonamento. Di questa non, no, secondo me non ne vale la pena. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E sì, devo pensare al nome di queste scatoline. Comunque va bene. Questa crema invece mi è piaciuta perché è molto molto leggera ed è adatta secondo me alle pelli come la mia, quindi alle pelli miste che non hanno bisogno di una grande idratazione. E io non ho mai utilizzato la crema idratante, o meglio, da un anno che non la utilizzo perché la mia dermatologa mi ha detto di non utilizzarla. Ma ultimamente ho visto che ho la zona del contorno labbra e del mento un pochino troppo secche, quindi ho iniziato a mettere un pochino di questa crema proprio in questa zona e penso che sia stata la spazzolina del Clarisonic seccarmi così tanto la pelle. Infatti adesso che ho cambiato spazzolina e ho messo la spazzolina quella per pelli sensibili e non quella per pelli acneiche, questo problema non mi è più uscito, quindi non ho più bisogno di questa crema. Comunque secondo me se avete una pelle mista e cercate una crema che sia leggera, che idrati ma che non unga la pelle, potete provare a cercare questa crema qui perché secondo me è ottima. Un altro prodotto che ho finito ed è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto di Lush è il loro scrub labbra. Potete provare a ricrearlo anche in casa perché ha pochissimi ingredienti ed è facilissimo da fare. Io infatti non so se lo ricomprerò, penso che lo rifarò in casa, però tutte le volte che vado da Lush mi tenta e quindi tutte le volte finisco col comprarne uno. Questo è già il secondo che compro. Anche se penso che alla fine farò qualcosa con il miele, lo zucchero e lo metterò all'interno. Un altro prodotto che ho finito è questo mascara di L'Oreal. Questo è il mio mascara preferito in assoluto.
E ringrazio tantissimo Alice, Alice Lecodri, ciao Ali, che mi ha consigliato questo prodotto. Infatti dopo che lei me ne aveva parlato sono andata subito a prendere questo prodotto e dopo una settimana e mezzo la L'Oreal me ne ha inviato un altro. Quindi alla fine me ne sono ritrovati due. Non che la cosa mi dispiaccia, però anzi, meglio, però so per la prima, evitavo di comprarlo. Vi ho già parlato di questo prodotto in passato, quindi non mi perdo ancora in lunghi racconti su quanto mi piaccia questo mascara, però sì, è uno dei miei mascara preferiti in assoluto. Un altro prodotto che ho finito sono le goccine asciuga smalto di Deborah Milano, e questo prodotto mi piace tantissimo. Non riesco più a fare meno delle goccine asciuga smalto. Tutte le volte che metto lo smalto ormai devo mettere le goccine asciuga smalto, perché non ho mai né il tempo né la voglia di stare lì mezz'ora ad aspettare che lo smalto si asciughi, e secondo me sono un'ottima invenzione che non lo so, riescono davvero a velocizzare la manicure, perché comunque non, cioè non tutti, anzi penso che nessuno abbia tempo da perdere, da buttare via così a caso ogni 2 o 3 giorni o ogni settimana per fare lo smalto. Quindi secondo me sono un'ottima invenzione, e da quando utilizzo le goccine asciuga smalto ho ancora più voglia di cambiare smalto, di provare nuovi colori e di giocare un pochino di più con gli smalti. Un altro prodotto che ho finito, che è uno dei miei preferiti in assoluto, è la cipria canna di Neve Makeup. Questa mi era stata mandata dalla Neve Makeup o la Hollywood, e praticamente sono uguali, la canna e la Hollywood sono uguali. Cambia semplicemente il nome, perché sono entrambe fatte di silica, e questa ha anche il dosatore, quindi riuscite meglio a dosare la quantità. E sì, è una bugia il fatto che sia finita, perché in realtà se guardate bene nell'angolino c'è ancora un pochino di prodotto, però penso che nel giro di 2 o 3 applicazioni riuscirò a finire questa cipria. E sì, mi dispiace averla finita, ma sono contenta di avere ancora la Hollywood da finire, perché così insomma non rimango senza la mia cipria preferita. E infine ho finito questi 2 profumi qui. Io ho tantissimi profumi in bagno che tutte le volte amici o parenti mi regalano il compleanno a Natale, e tutte le volte tendo quindi ad accumularli, a non finirli, quindi adesso mi sono detta ok, finiscili, perché non puoi lasciare lì un profumo che non lo so, in 10 applicazioni comunque finiresti. E quindi ho finito il Coco Mademoiselle di Chanel, che è uno dei miei preferiti, ha veramente un profumo buonissimo, e poi anche il Narciso Rodriguez For Her, che è il mio preferito in assoluto. Questo ha un profumo buonissimo, è veramente stra buono. Se non lo conoscete andate in profumeria e annusatelo, perché ha un profumo divino, a me piace tantissimo. E questi sono gli ultimi 2 prodotti dei quali vi volevo parlare. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere se anche voi avete finito qualcosa ultimamente. Vi mando un grandissimo bacio e al prossimo video. Ciao!